Ciao a tutti i youtubari, sono Mr. Abigliamite. Oggi siamo qui con il nostro terzo episodio di Gare Random. È passato un po' di tempo dall'ultimo episodio che ho fatto di Gare Random e oggi siamo qui con la nostra Renault Clio a competere con auto molto 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 più potenti e costose sul circuito di Indianapolis. Bene, adesso ci stanno un po' superando. Guardate questo, mamma mia, l'ho anche un po' aiutato io a fare questa cosa, ma vabbè. Allora, questa auto naturalmente modificata, come potete vederlo, anche internamente, cioè anche il motore, le parti meccaniche, quindi è molto competitiva. Noi poi abbiamo delle traiettorie tutte nostre, ma questo è un dettaglio tecnico. Siamo già terzi, come obiettivo direi di puntarli ad arrivare primo, giustamente, e tentiamo di avverare questa diciamo affermazione. Allora, difficoltà degli avversari, l'ho impostata in modalità difficile, quindi la seconda più difficile, diciamo, perché poi c'è pro, mi sembra, e non ho punti di non ho diciamo il punto di frenata che mi danno le freccette. Allora, dobbiamo riuscire a passare. Come la sverniciamo? Dai. Oh, all'ultimo. No. Allora, no, vado contro il muro. No. Ecco, ho preso il muro. Ma siamo primi, siamo dei pro, siamo. Allora, nella prossima gara che farò dopo questa, tanto questa qua dura poco, mettiamo difficoltà pro, ragazzi. O forse no. Ho sbagliato completamente la curva. Adesso ci ripasseranno tutti. Minchia. No, tutto il mio lavoro. Siamo settimi. Quello che ci fa qua? Che auto ha? No, ma cazzo. Non posso fermarmi a guardare le altre auto. Però cos'è, una Ferrari? No. Ah, la coda tronca si chiama. Vabbè, siamo ottavi adesso. Da primi, dalle stelle alle stalle. Dobbiamo riuscire a frenare molto di meno e riuscire a stare in pista lo stesso. Dobbiamo trovare i punti di frenata al limite e buttare fuori strada gli altri. No, ma no, cazzo. No. Siamo noni. Cazzo, devo mettere il turbo. Staccatona epica. Mi sento un pro. Da, lo passo. Un po' no. Dovevo aspettarmelo. No. Ma dai, questo è pirla però, No, decimi. No. È una Ferrari, così indietro è questa. Mamma mia. Penosa, Beccati la schiacciata. L'abbiamo. Ci siamo schiantati contro apposta, dai. Ecco, bene, ottimo, dai, prendiamo l'erba che ci fa rallentare. 12esimi, siamo ultimi. È all'ultimo giro, ecco. Grandioso, epico, fottutamente epico. Mamma mia, che gara di merda. Gara da dimenticare, facciamo un'altra così per rialzare il morale. Allora, adesso prendiamo un'auto ancora più seria, così almeno vediamo di vincere. Allora, prendiamo questa Ferrari. Ma sì, dai. Epica. E corriamo qua, ma sì, dai. Qui. Questo circuito che mi piace particolarmente, in Svizzera si trova, non so se esiste davvero, un tratto stradale, diciamo, molto veloce. Dai, vediamo cosa combiniamo. Adesso se aumentiamo la difficoltà, se posso, forse devo farlo prima, non lo so. Anche se con difficoltà difficile siamo arrivati ultimi. Ma dai, alla prossima, dai, lo aumentiamo la difficoltà. Questo teniamolo ancora così, vediamo cosa combino. Non penso di combinare molto, ma vabbè. Allora, si muovesse a caricare. Da tutte informazioni che naturalmente ci interessano molto, tipo che la temperatura dell'asfalto è meno 4 gradi e che è primo pomeriggio.
Bene, perfetto. Molto importante, assolutamente, proprio, soprattutto in un videogioco, proprio è la base, proprio quelle cose lì. Allora, sverniciamo tutti gli altri. Prova un po' sta visuale. Oh mamma mia, l'unica curva in cui si deve frenare, non stavo per non frenare. Dai, mettiamo la velocità turbo, dai. Ah, no, levati. Epico, epico su due ruote. No, no, no. Epico, no, no, no. Cosa volete fare ancora? Cosa ho combinato? Non mi sono accorto di niente. Mettiamo questa visuale così gli incidenti, se capitano, sono più figli da vedere. Epico, ho fatto una roba assurda. Ho visto un'auto passarmi sopra a un certo punto. Dai, dobbiamo arrivare primi, siamo nonni su 12. Forse non fanno per me sti giochi. Allora, adesso qua ho trovato la traiettoria tutta mia, esco di pista per poi tagliare la curva qua, così non devo frenare. Ah, ecco, perfetto. Da manuale. Adesso qua viene il punto critico. Oh. No, no, stavamo andando il doppio più veloce di quello lì davanti a noi. Ma abbiamo, ci siamo schiantati. No, dove va? Dove va? Mamma mia. Dai che lo passiamo. No, il muro. No, su due ruote. Minchia, c'ha quell'effetto risucchio sto muro. Ti schianti contro e ti trattiene. Dai, dobbiamo vincere, raga. Ah, siamo all'ultimo giro. Ma no, cazzo. Faccio proprio pena, Non mi ricordavo di far così schifo negli altri episodi. Almeno nel secondo forse, ma nel primo episodio no. Non facevo così schifo. Ah, ma... questo qua, all'interno. No, no! Salvataggio! Ah! Andiamo di gas! Ecco! Dai, passiamo questo! All'interno! Devo decidermi prima. Però ho fatto schiantare anche l'altro, meglio così. Non rompe più le palle. Mamma mia. Se gioco qua, adesso dalla mia videocamera non potrete vederlo, ma per chi ce l'ha, ha una grafica, cioè sembra un film, sembra talmente. È realistico. Che passaggio. No! Sì. Sì, no, non mi passare, stronzo. No! No! Volevo andargli contro per fermarmi, ci sono schiantato solo io, che fail. Ah, cambio manuale, quindi faccio i cambi di marcia. E li faccio anche piuttosto male, quindi. Ma vabbè. No! Stronzo! Così impari! Che stile! Siamo arrivati sesti, ma con stile però. Vabbè, facciamone ancora una, ragazzi. Poi concludiamo il video, ci vediamo nel prossimo episodio. E speriamo di vincere almeno questa. Vediamo se per una volta quello che dico sia vero in questo episodio. Sfigato. Prendiamo questa. Questa è epica. Questa va, è una scheggia, sta Bentley. Allora, prendiamo la mia Bentley. Sì, va bene. E corriamo. Ma sì, dai, questo. Mi ispira, non lo so come mai. Non ho neanche letto il nome del circuito, però mi ispira. A prescindere. Ah. Ho tutte le informazioni. Ah, vi ricordo da adesso, diciamo, potete seguirmi anche su Twitter per scambiarci consigli, magari per parlare così, solo inviarci messaggi così. Potete trovarmi, il link lo troverete nel mio canale.
e adesso dobbiamo andare in concentrazione per svolgere e portare a termine i primi sta gara. No, no, mica è salita sta strada. Dai, figo. Ah, finalmente. Ah. Concentrazione spirituale. Mamma mia, col brutto di sta macchina che dal parabrezza qua non vedi una nerchia proprio. Una roba assurda, non vedi un cavolo, c'è pure sto cos'è, un tergicristalli, non so che cosa sia, che ti prende mezzo parabrezza. Una roba pazzesca. Oh, circuito stradale. Oh, oh. Dai, mi sento che arriviamo primi stavolta. Va, 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 va. No, no, mi faccio andare così. Oio, oio. No, no. Ma di già così però. Ma no, levate. Ma no, ma dai. Mi ero appena girato. Siete stronzi, mamma mia, sono. Ma cosa fa? Cosa fa? Ma non è possibile una cosa così però. No, ragazzi, rinviamo. Mi sono incazzato. Non è possibile. Io mi giro, faccio il testacoda, mi sto rigirando, questo mi ributta al contrario, ma no, dai. No, no, rifacciamo. Sono arrabbiato. Ah, iniziamo la gara. Ah, non posso neanche riavvolgere perché ho tolto l'opzione riavvolgi. Però noi riavviamo. Allora. Dai, via. Ma se ci passa già alla partenza così però. Ecco, sponda. No! Ma non sono pirla però, Dai, sì, ancora. C'è ancora qualcuno che deve passare. No, sono ultimo. Sono ultimo. Bene, adesso vi indico una tecnica. Alle curve così, se siete abbastanza vicini, usate gli altri come sponda. Però ecco, non ho l'opzione di rompere la macchina, nel senso che si rompe esteticamente, diciamo, ma non le parti interne. Perché sto facendo una partita così, non sto facendo una partita nella carriera, sennò si romperebbero anche le parti meccaniche. Ma se si rompessero anche le parti meccaniche a quest'ora la macchina non sarebbe più andando, perché come guido io la cazzo di cane non. Ma cavolo, non c'ho. In sto circuito non ci ho mai corso, quindi non sei punti di frenata, io vado, io accelero e basta. Gli altri ci hanno di nuovo staccato, non c'è un minimo di competizione. Ecco, perfetto, dai. Ancora qualcosa posso prendermi con la macchina, un altro muro magari. Oh, ma riesco a stare, andare dritto. Oh, non una curva, non ho fatto ancora una curva bene. Vai, va. Epico, epico. I can fly. No, no, no. Dai, tu. Dai, ah. Mamma, guarda se si va a bloccare a mezz'aria così. Ecco, sono ultimo. Non è che sono primo e che sto staccando gli altri, che sono proprio ultimo, ma tanto talmente ultimo che non vedo neanche quelli davanti a me. Poi riuscissi a fare le curve senza dover andare come una barca a girare. Per fare una curva devo usare 80 metri per fare una curva. Ho recuperato rispetto all'altro giro, c'è il numerino verde. Come posso aver recuperato con quella carriola mostruosa che ho fatto? Sta visuale è più concentrativa. No! No! Ma no! Ma dai! Ma no! Ma vi giuro, non lo sto facendo apposta, c'è una roba assurda. È da un po' che non gioco a sto gioco, ho perso un po' la manualità, diciamo, c'è un po' di ruggine. Mamma mia. Eppure è finita la gara. Cioè io per frenare usavo. Cioè per frenare mi schiantavo così almeno. Ah, non abbiamo vinto. Quindi, dato che siamo molto arrabbiati, andiamo incontro agli altri. No, cosa faccio? Aiuto. Dato che non abbiamo vinto, siamo ultimi. Prima di tagliare il traguardo, andiamoci a schiantare contro gli altri, così imparano. No, 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 se riesco pure a mancarli. Ecco. Bang! Ecco, così impari. Oh, adesso sono contento e posso andare a tagliare il traguardo. Bene.
gara completamente sputtanata del mio senso di guida pari a zero, ho fatto proprio pena e tagliamo il traguardo di nuovo come l'altra volta con stile. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, tra virgolette. Se pensate che abbia guidato male, mettetevi mi piace e al prossimo video seguitemi anche su Twitter.